sentite, alzate la mano, così almeno uno si rende conto e modifica. Bene. Ancora 5 minuti e poi partiamo. Aspettiamo due persone che non possono stare in piedi, infatti qui c'è il loro posto, quindi sarebbe peggio se facessimo chissà quali numeri per farli passare qui alla conferenza iniziata. Cosa dobbiamo dire all'introduzione? Innanzitutto dobbiamo fare un po' di ringraziamenti a partire dalla professoressa Quinsack, che è qui con noi, che è la maggiore esperta della cultura italiana del secondo 800 e in particolare di Segantini. Infatti è la maggior conoscitrice a livello internazionale di questo pittore. Non a caso è la curatrice della mostra che si sta tenendo a Palazzo Reale, che significativamente si intitola Segantini, il ritorno a Milano. Il perché di questo titolo poi senz'altro lo scoprirete nel racconto della vita e delle opere di Segantini. Allora, anche questa sera, come in genere tante iniziative che facciamo, se ha potuto essere realizzata, è stata grazie al concorso di tante persone e enti che ci hanno aiutato a realizzarla. E quindi è doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno in fondo consentito questa realizzazione. Ovviamente a partire da chi ha voluto patrocinarla, ovvero il Comune di Bigiogno, piuttosto che la Fondazione per Leggere e il Consorzio dei Comuni dei Navigli, ma dobbiamo sentitamente ringraziare anche chi ci ha aiutato, come dire, non solo ci ha dato la pacca sulla spalla, ma ci ha aiutato anche in altro modo, ovvero l'azienda Nova Alchimica di Cuggiono, il colorificio Rossi, che molti di voi conoscono. D'altra parte stiamo parlando di un pittore che col colore aveva molto a che fare, quindi un colorificio per forza, doveva averlo zampino lì. La Irtec, già ditta di Cuggiono, ora Magenta, ma che spesso ci segue in queste avventure. E un ringraziamento va anche al settimanale Logos, che ci ha dato una mano a far conoscere questo evento. Poi bisogna anche dire, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Se non ci fosse stata la nostra Donatella, nonché altre persone che so che preferiscono non essere nominate, ma che comunque hanno avuto un ruolo in tutta questa avventura, molto probabilmente questa sera non saremmo qui. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ho dimenticato qualcuno? Uno di troppo, bene, naturalmente oltre alla conferenza abbiamo avuto anche il grande piacere di avere qui nella nostra sede un quadro di Segantini, un quadro del 1882, Sera a Pugliano. Non a caso i colori non sono quelli che voi troverete nei quadri di Segantini del periodo poi dell'Engadina, dei Grigioni, dove i colori sono molto più chiari, eccetera. Poi questa è una sera, quindi no. Comunque l'idea che anche nel nostro piccolo paese possano avvenire cose di questo tipo, io credo che sia un segnale molto importante della vivacità culturale del nostro territorio. A questo punto ringrazio tutti voi di essere qui questa sera e cedo la parola a Nipol Quinsack. Grazie Aurelio. Buonasera a tutti.
a tutti credo che sia venuto anche per me il tempo di un brevissimo ringraziamento. Prima di tutto voglio dire che sono molto contenta di trovarmi tra voi, perché è da anni che conosco Cugiorno grazie a Donatella Tronesco, amica da 40 anni, anche collaboratrice del catalogo e certamente una forza trainante nella vita culturale di questo paese. Poi ovviamente ringrazio Oreste Magni e ringrazio l'assistenza tecnica senza la quale non avresti potuto avere le riproduzioni e l'audio, due elementi che saranno importanti in questa serata. Ringrazio Antonio Viola e Marco Mascazzini. Non vorrei dimenticare Gianfranco Scotti, che pare non sarà qui oggi, ma di cui sentirete la voce attraverso questa serata. E avendo detto questo, vorrei cominciare presentarvi la ragione di questa chiacchierata e segnalarvi che questo è un tentativo di... Ma ci sono molte persone in piedi in fondo, sì. Ce ne faremo una ragione. No, però possiamo fare una cosa. Due, a questo punto chiediamo a due di queste persone in piedi di sedersi qui. Sì, penso anch'io, perché se non vengono quelle due altre persone che aspettavi, che dovevano avere. Allora, facciamo questo e poi cominciamo allora. Se due di voi vengono qui davanti... Vedo l'assessore alla cultura e un altro assessore qui, se vogliono venire, se non vogliono peggio per loro. Dai Gisella, oh, meno male che hai rotto il ghiaccio. Dai. Ma... Ce n'è un altro di posto. Dai. Scusa, vieni. Cosa di meglio avere tra di noi uno scultore in prima fila? Ecco, uno scultore in prima fila. Fila. Benissimo. Prego. Grazie. Allora, si tratta stasera di cercare di darvi alcuni elementi per capire meglio la personalità ricchissima, il personaggio Seguentini e la sua arte. Vorrei che questo sia un'introduzione alla mostra di Palazzo Reale, che è un evento di grandissima importanza, direi che è un evento epocale, perché è per la prima volta dal 1899, e ho ben detto 1889, Seguentini non era vista a Milano in un'antologia che è pienamente completa. C'era stata una parentesi nel 79 al rientro delle opere di una mostra che avevo organizzato in Giappone. La signora Tronelli aveva fatto in modo che siano fermate le opere che dovevano rientrare in Svizzera e in Italia, e quindi c'era stato per un mese questa parentesi alla permanente, che certamente non poteva essere né un'antologica né una mostra organizzata con un catalogo eccetera. Quindi questo è da più di 100 anni il primo evento di questa natura. È un evento al quale abbiamo avuto una risposta quasi universale. Abbiamo 11 paesi partecipanti alla mostra, abbiamo 129 opere organizzate in 10 stanze, non 8 come scritto in certi giornali, in 10 stanze in cui si ripercorre la vicenda dell'artista e la sua arte, non in un ordine cronologico ma in un ordine tematica. Perché dunque il ritorno a Milano? Per questo fatto di cronologia, ma soprattutto perché Seguentini è un artista
il quale ha avuto con Milano dei rapporti molto intensi, non sono solo i rapporti della formazione, ma Milano si può dire anche dopo la sua partenza per la Svizzera, che avviene nel 1886, Segantini morirà in Svizzera nel 1899, tutta la sua opera copre 20 anni, 2 decenni, che è relativamente pochissimo, e ha proprio questa intensità. Dunque, dopo la sua partenza in Svizzera, continuerà a avere con Milano dei rapporti intellettuali, dei rapporti con gli ambienti musicali, con gli ambienti post-scapigliati, con questo ambiente liberale, della borghesia liberale, senza la quale l'evoluzione del suo pensiero non sarebbe possibile. In effetti, contemporaneamente alla mostra, sono successe 2 cose importanti. La ripubblicazione dell'edizione critica delle lettere di Segantini, che avevo curato nell'85, e ex nuovo il carteggio con la scrittrice nera, che era una scrittrice di quell'ambiente, se vogliamo, decadente e simbolista, idealista, con cui Segantini ha avuto una relazione epistolare basata su comunità di idea e di interpretazione della vita molto importante. Quindi questa è la prima idea che volevo cercare di farvi capire, questa importanza dell'ambiente milanese, della cultura milanese nella vita di Segantini. E non è soltanto un'importanza per lui, è anche l'importanza che lui riesce a assumere per l'Italia attraverso Milano. I 2 decenni sono i decenni del divisionismo, del simbolismo, e sono i decenni in cui lui si afferma come maestro, come punto di riferimento non solo per la scuola di pittura lombarda, ma per tutta l'Italia, e tutto questo attraverso Milano. Vorrei farvi sentire una definizione della sua opera alla quale ci dobbiamo riferire per capire cosa intendeva fare. Dalla lettera ad Alberto Grivisi dell'estate 1893. Caro Alberto, insomma, io voglio che nel quadro non si veda la fatica poverile dell'uomo. Voglio che il quadro sia il pensiero fuso nel colore. I fiori sono fatti così, e questa è l'arte divina. L'arte moderna deve dare delle sensazioni nuove, perciò ci vuole nervi di finissima delicatezza che raddoppino le più lievi impressioni. Ciò che si vede si deve sentire e riprodurre con vita personale. Sotto il pennello la gamma deve scorrere smaliante e deve far nascere gli oggetti, le persone, le linee. Il colore deve essere intenso ma puro, perché la luce sia profonda e viva. Ci vuole evocazione continua, continuo miraggio. Il vero cosiddetto si deve oltrepassare. La passione febbricitante dell'arte deve involgere tutto d'un interno tremito. La nervosa commozione che prova, l'artista la deve comunicare. Tutti i più piccoli accessori e segni casuali devono essere animati. La vita deve essere dappertutto. La fatica non deve essere. Davanti all'osservatore tutto si deve fondere in un solo pezzo, in una commozione profonda di vita vera, vita palpitante. Giovanni Segantini. Vediamo Segantini praticamente uscito dall'Accademia, lui esce nel 79, la scultura del suo amico Quadrelli è quasi 10 anni dopo, però lo rappresenta giovanissimo, e lì lo vediamo all'apice della gloria, rappresentato da Trubetskoi, uomo affermato, uomo conosciuto in tutta Europa, già pittore, probabilmente il più
teatro d'Europa, e quindi questo contrasto è molto interessante a vedere queste due rappresentazioni. Sono venuta a notte, scusa. Allora, qui vediamo due autoritratti che sono una chiave di lettura per quello che voleva fare Segantini e per questa idea del simbolismo che appare praticamente dagli esordi, perché lì siamo nell'82. Questo è un autoritratto a 20 anni che lo ritrae com'era. E questo invece, due anni dopo, è un autoritratto che lo ritrae come una specie di figura allucinata, una specie di vate, una specie di profeta. E in effetti, per i simbolisti, e in questo Segantini preannuncia tutto un movimento europeo nell'82, per i simbolisti l'artista era uno che doveva ridare un significato alla vita, sostituire la religione e le religioni costituite, dando all'arte questa parte centrale di redenzione dell'individuo. Quindi vediamo questa cosa, l'altra. Questo è l'ultimo autoritratto. In mostra vedrete una piccola sala dedicata agli autoritratti e curiosamente le contiene tutti meno uno. E questo è quello in cui la faccia, il volto che diventa figura quasi bizantina, come una specie di Cristo che domina il paesaggio suo, nel 95 lui a Maloja, in Engadina, e questa in lontananza, questa immagine dalle montagne e il paesaggio che dà significato alla sua opera. E quindi vedete come la trasformazione si è effettuata completa. In mostra lo potrete vedere, perché oltre a questa ci sono poi delle foto che lo ritrae come erano fatto diversamente. E quindi uno vede questa specie di trasformazione del suo essere, quel suo personaggio che si sta creando, che si è creato. Ho parlato del suo amore per Milano, è un amore odio veramente, ma comunque dell'importanza che ha assunto Milano nella sua vita. Le rappresentazioni di Milano nella sua opera, nel suo corpo, sono soltanto 5, e appunto questa è una forse delle più avvincenti. Di questo ponte di San Marco lui manterrà un piede a terra in questa zona di Milano, perché i Grubici, prima Vittorio e poi Alberto, li manterranno sempre nel loro palazzo, un posto dove poter tornare eventualmente anche lavorare. E quindi abbiamo in questo una rappresentazione della città particolarmente vicente, perché appunto se ne sono anche pochissime. Lui si è presto reso conto che per lui la città non era fonte di ispirazione, e per quello nell'81 partirà per la Brianza, e quando avrà esaurito i soggetti della Brianza ritornerà a Milano per alcuni mesi, per poi ripartire alla fine dell'86 per trovare un luogo di montagna che possa essere oggetto della sua pittura. Quindi c'è, lui c'è sempre l'idea della conquista del luogo. Questo luogo sarà prima il Savonino, nei Grigioni, fino al 94, e poi finalmente nell'Engadina, Maloja, e fino alla morte. Abbiamo un dipinto, il ritratto della signora Torelli, che arriva per la prima volta in Italia, ed è un ritratto legato alla vita culturale milanese, perché si tratta della Marchese Colombi, scrittrice e moglie di Eugène Torelli Voglier, che era il direttore del Corriere della Sera, che fu comprato nel 98 da un giudice berlinese a Maloja, perché facevano le vacanze, la famiglia del giudice Kempner faceva le vacanze in Engadina, fu comprato allora e poi passò sempre in linea diretta nella stessa famiglia, si trova oggi negli Stati Uniti. È la prima volta in assoluto che viene a Milano.
Lei aveva scritto qualche cosa di Manet a questo dipinto e certamente possiamo condividere questa affermazione, ma non perché Segantini ha visto Manet e lo ha voluto copiare o lo ha voluto imitare o si è ispirato, assolutamente no. Segantini non viaggiava, non ha potuto viaggiare perché non aveva un passaporto, mentre le sue opere andavano ovunque nel mondo, lui invece è sempre stato limitato tra una frontiera, quella di Chiavenna, e diciamo tra Milano e la Svizzera, quindi non è una conoscenza diretta, è semplicemente una similarità nel orientare l'immagine, organizzare l'immagine in funzione della fotografia. Segantini ha fatto un tirocinio di fotografo prima di entrare all'Accademia, quando dopo una vicenda abbastanza travagliata a Milano, dove era arrivato bambino a 7 anni, fu poi al riformatorio Marchionni, che era una casa di correzioni, per oggio e vagabondaggio, fu poi ritirato da questo, dal fratellastro che lo portò a Borgo Valsugano in Trentino con l'idea di avviarlo alla fotografia. E quindi Segantini ha imparato la tecnica della quadratura fotografica, della messa a fuoco fotografica, e gli vediamo una messa a fuoco che è proprio quella della fotografia, che è quello che caratterizza anche Manet, questo avvicinare la figura sopra un fondo che è in lontananza e che è uno sfondo di città. Quindi, e poi anche nell'uso del colore, molto derivato dalla scapigliatura milanese, so che molti di voi avete visto la mostra della scapigliatura e quindi siete abituati un po' al linguaggio di Cremona, questo è chiaramente riconoscibile in questo. Segantini doveva trasformare il ritratto, cioè il ritratto fargli qualcos'altro. Qui abbiamo in questo dipinto intitolato Costume grigionese una rappresentazione, un ritratto della Babba, che era la ragazza che la compagna di Segantini, Bici Bugatti, aveva assunta per l'educazione dei figli, su un sottofondo che è un paesaggio. Possiamo dire che è un ritratto paesaggio, nel senso che nel formato, questo formato orizzontale, abbiamo riferimento al paesaggio, non al ritratto. Il ritratto l'aspettate, lo pensate verticale. Invece abbiamo questo orizzontale e abbiamo questo riferimento ai campi che definiscono questa persona, che in fondo era una contadina, e una contadina grigionese. Quindi è l'idea che il ritratto diventa... rivela non solo la persona, anche il suo ambiente, il suo mondo, quindi è sempre andare al di là. La prossima. Qui abbiamo il ritratto, ancora una volta, di Bici Bugatti in un dipinto che si chiama Petalo di Rosa. Perché Petalo di Rosa? Perché è il simbolo, lui ha voluto, della sensualità che lui aveva. Pensando a un bottone di rosa e a sfogliare il bottone di rosa. Lui scrive appunto a Vittorio Rubici e parla di questa cosa e dice: se il dipinto non riuscirà a conferire questo concetto, io lo chiamerò qualcos'altro, ma l'idea è che deve evocare questa sensualità del risveglio. Lì siamo nel 90. Siamo nel 90, sempre in questo discorso del ritratto che va al di là del genere per arrivare a qualcos'altro, e abbiamo non solo una pittura divisionista. Allora, cosa intendiamo quando parliamo di pittura divisionista? Intendiamo una pittura che adoperi i colori quasi puri, in lunghi filamenti o comunque in pennellate che si vedono, possono essere dei puntini, che Segantini non ha mai adoperato, o delle pennellate corte oppure lunghe a lungo filamento, per spezzare la forma attraverso questi fasci di colori che, percepito
dall'osservatore assumano una più grande luminosità. E l'idea di portare la luminosità all'interno del quadro. Per Segantini, come per tutti i divisionisti, il colore doveva essere primariamente luce. Però Segantini qui, è interessante perché siamo nel 90, adopera non solo la tecnica divisionista che potete vedere in questi lunghi filamenti, ma adopera anche l'oro in polvere, l'oro bianco e anche l'argento, tutto questo, l'oro bianco, l'oro rosso, l'oro giallo, per dare questa straordinaria luminosità. Ovviamente non è una cosa che si può percepire nella riproduzione, è una cosa che dovete guardare, dovete prendere il tempo di approfondire davanti all'opera. Voglio sottolineare che in questa presentazione ho esposto soltanto opere in mostre, tranne quando vi dirò che non lo sono perché ci sono dei video, ma la prossima. Comunque, il concetto è questo. Il ritratto di Carlo Botta è ancora un'altra illustrazione di questo concetto. Commissionato dall'ospedale maggiore per commemorare il padre di un benefattore, Segantini prende questa committenza come un punto di partenza per esprimere un simbolo, cioè trasformare il ritratto in una meditazione sulla morte. La foto non è particolarmente chiara, però se guardate bene al di là dell'infisso, al di là del vetro, vedete una barra dentro, che è portata da due barriere dentro le mura dell'ospedale, e al di là di questo una città innevante che è Milano, e vedremo come per Segantini la neve è quasi sempre simbolo di morte. Quindi c'è una differenza tra l'interno, che è il calore e che rappresenta, se vogliamo, la vita, il calore, l'assistenza, tutto questo, e lo sfondo che rappresenta il freddo dell'inverno, la morte e quest'uomo pensando al suo divenire. Segantini è stato un pittore di grande sensualità. Avete sentito che il vero si deve oltrepassare, l'emozione deve essere tradotta. Questa emozione si vede in tutti i generi che lui ha praticato. Avrete una piccola stanza dedicata alle nature morte in cui si vede come lui vi dà l'impressione della realtà delle cose, ma non è un realismo di tradurre un'immagine, è veramente riuscire a esprimere delle sensazioni. Avete le sensazioni di queste piume delle oche, di questi animali morti, e si sente che sono morte, dell'uovo, e si sente questo, si ha l'impressione di questo, la goccia del tuorlo che si espande. È proprio una sensazione estremamente forte, una sensualità che è dominante. Allora, la natura morte è stato molto importante per la pittura in genere europea negli anni 80. Segantini, dopo l'86, dopo l'arrivo in Svizzera, praticamente non farà più natura morte, saranno molto rare, cioè, conosciamo due che non sono in mostra. Allora, il discorso è questo, che per lui la natura morte gli è servita a dominare il reale. La cosa che lo affascinava era quella possibilità che uno si costruisce un'immagine mettendo su un tavolo o su una cosa degli oggetti, e a partire di questo si ricrea. Questo è un metodo che lui adotterà esattamente per rappresentare la realtà esterna. Quando lui dipinge una scena, cosa succede? Succede che lui prima organizza come un scenografo gli animali, i personaggi, li paga come modelli per creare questa cosa.
Le quattro nature morte che vedrete lì di questa serie hanno tutto in comune di rappresentare questo piatto di marmo, che è un piatto di cucino e il muro di vetro, e furono dato per il committente milanese Treves, che poi, perché le reazioni della critica erano state molto miste, era così nuovo, una cosa così diretta, no? Che non aveva incontrato un consenso generalizzato, per cui lui lo restituì a Grubbici, e così queste opere create per la stanza da pranzo del Torelli ebbero dei destini molto diversi. Abbiamo parlato di questo divisionismo. Questa è un'opera realizzata a Maloi, è realizzata a Savonino. Veramente, se guardiamo i tempi della sua vita, questo periodo di Savonino è il più lungo, dall'86 al 94, ed è quello che ha visto la sua evoluzione più marcata, più centrata, come ho detto, su questi problemi di luci, su questi problemi di colori, su anche una espressione del suo panteismo. È il momento del carteggio nera di cui vi ho parlato, è il momento di questa assimilazione del panteismo che già si nota. In quest'opera vediamo come il divisionismo, che è quello più puro che adopererà Segantini, è visto per dare l'impressione della luminosità, e come la contadina che guarda non è più nella tradizione dei contadini o della pittura contadina alla quale si può dire che Segantini ha aderito in Brianza e ha continuato a un certo momento. Perché? Perché abbiamo quell'idea che è un momento di riposo, è un momento di intensità, c'è una comunione totale tra questa figura e l'ambiente, e soprattutto stiamo pensando a questo modo in cui lui costruiva il suo ambiente. Le prime opere di Savonino sono molto più fondate su... Io vado. Sì, vai, vai, te lo vedo. No, sì. Certo, bene. Allora, qua la costruzione geometrica ci punta sul paese. E vedete come nell'altro il paese era importante, e all'inizio Segantini, pittore della montagna, non rappresenta la montagna, ci mette molto tempo a rappresentare la montagna, prima rappresenta la luce del paese, la luce di questo luogo, le figure di questo luogo, però si trattiene. Quando invece rappresenta la montagna si apre tutto un altro. Qui con la stanga abbiamo l'ultima opera e il capolavoro che conclude il periodo della Brianza, realizzata a Caglio con questa stanga che era una separazione tra due pascoli appartenenti a due paesi diversi, in cui le donne potevano portare le mucche a pascolare. Abbiamo invece, potrebbe essere uno studio sulla mungitura, invece non è uno studio sulla mungitura, anche se questo è rappresentato, è uno studio su un immenso paesaggio. Guardate le misure, 3,90 m per 1,70 m di altezza, e possiamo dire che è un'opera in cui l'influenza di Millet e della cultura contadina francese che gli è stato trasmesso da Vittorio Grubbici è completamente superata, perché qui quello che lo interessa è quest'immensa panorama, questa luce che scende dal cielo attraverso la nebbia, ed è un effetto molto bello che non potete vedere veramente nell'opera, ma che vedrete molto nella mostra.
è la prima volta, per me è stata una grandissima emozione, perché io conosco quest'opera ovviamente da 40 anni, è la prima volta che l'ho vista restaurata, ed è stato restaurato contemporaneamente alla mostra. Questo è l'opera in cui Segantini per la prima volta ha adoperato questo sistema di regia di cui vi parlavo, nel senso che lui ha pagato, come dice lui, i contadini per portare le bestie, metterle in posa come voleva lui, e per 6 mesi ha continuato tutti i giorni a dipingere. Segantini dipingeva all'esterno, e questo è molto importante. La seconda opera legata a questo ci arriva da Praga ed è il disegno eseguito dopo il dipinto, o ben detto dopo il dipinto, e in un senso più simbolista. Vedete che la luce è cambiata, l'ora del giorno è cambiata, le ombre si sono aumentate e l'impressione è più magica, più cioè c'è proprio un momento di attesa, e la natura sospesa, la bellezza della natura che domina. In questa mostra ho dato una grandissima importanza al disegno. I disegni sono 64 e sono quasi tutti, dico bene quasi, fatti dal quadro, e c'è la possibilità di vedere l'uno vicino all'altro l'opera e l'opera dipinto e il disegno, e quindi uno si rende conto di questa evoluzione. I disegni lui li faceva in casa, li faceva nelle serate o nei giorni in cui non poteva andare in natura, e per lui si creava così una specie di laboratorio d'immagine, e il suo pensiero si evolveva. Lui aveva una visione panoramica dell'opera, tant'è vero che quando mandava delle opere alle mostre, e spesso in una mostra internazionale gli dedicavano una stanza o due, c'era una personale all'interno. Segantini è un pittore che si è affermato all'estero sin dall'83, che è una cosa molto incredibile a pensarci. Lui accompagnava 4-5 dipinti da 7-8 disegni, perché appunto voleva che una visione panoramica della sua opera sia possibile. Cioè, per lui l'opera non era da vedere solo come il dipinto incorniciato e questo e questo, era l'assieme di un'idea, di un'iconografia. Segantini è qualcuno che crede che il dipinto deve narrare qualcosa, deve esprimere, come abbiamo visto, delle emozioni, però lo deve fare sempre a un livello molto alto. Mezzogiorno sulle Alpi, siamo qui a vedere un'opera in cui, nel 91, in cui la presenza della montagna, questa montagna svettata, questa montagna che avanza sull'altopiano in un momento di sole, è dominante. Cosa voglio dire? Che in questo non c'è la fatica della contadina, non c'è la contadina che fa qualche cosa da contadina, è una presenza umana nell'immensità della natura, sotto il sole, e c'è una certa passività, se vogliamo, di bestie e gente. Vi ho parlato delle pecore e vi ho parlato dell'influenza della fotografia. Ecco, lui ti detto. Sì. Lettera a Giuseppe Pellizza da Volpeto del 5 maggio 1897. Soglio di Val Bregaglia. Caro Pellizza, gli schiarimenti che posso darti sul modo di afferrare le forme nei suoi movimenti di vita delle pecore è di dirti in breve come procedetti io in tali studi. Con l'album nelle mani,
le studiai sui pascoli, andando dietro ora a questa, ora a quella. Ultimamente ne ero così innamorato dell'eleganza e dell'armonia delle forme di questo animale che non lo dipingevo che tosato. Non so di che razza siano quelle che adoperi tu. Io non amo le pecore bastarde, perché le parti sono sempre discordanti. Altro non mi resta a dirti che augurarti un felice progresso nell'opera tua. Sempre tuo amico, Giovanni Segantini. Non amo le pecore bastarde, diceva lui, perché hanno le parti sempre discordanti. Cioè in lui vediamo sempre questa ricerca di armonia, questa ricerca classica. Segantini non sarà mai un espressionista perché non è un pittore che vuole esprimere l'emozione cambiando la forma o deformando o semplificando al punto di rendere le cose tragiche. O per lui il dramma della vita viene spesso rappresentato, ma viene rappresentato in questa eleganza classica, in questa ricerca di forme. Qui abbiamo visto per prima un lavoro di Savonino in cui c'era questa luce intensa, resa divisionista, e poi tornare indietro di uno, scusa. Vedete che nel cielo, non so se questo vi è chiaro qua, ma nel cielo, l'intensità del cielo è dovuta al fatto che ci sono dei filamenti di rosso e di arancione nel cielo, nell'intensità del cielo. Vedete le pecore certamente tosate e con questa intensità di espressione dell'animale. Infatti quando potete vedere, quando le guardate lì, quando guardate l'opera, vedrete l'occhio di questa pecora, che è qualcosa di straordinario. E la stessa intensità di rappresentazione si può vedere dalla pecore al sasso. Ogni elemento del paesaggio conta ugualmente, perché l'idea che la natura rappresenta l'eternità, rappresenta invece l'essere umano è transeunto, e il, come l'animale, la natura, ha questo elemento di contenere la propria morte, se vogliamo. Allora, questo per farvi vedere come Pellizza ha adoperato il consiglio di Segantini. Anche lui le pecore sono tosate, in questo dipinto lo specchio della vita del 98, e Pellizza, l'altro grande divisionista italiano, forse il più grande dopo Segantini, ha sempre guardato a Segantini come un grande maestro. Avete visto lo scambio, in che modo era fatto. Segantini è un pittore che ha sempre espresso una spiritualità. Io credo che questo è anche la matrice del suo simbolismo. Qui abbiamo un dipinto estremamente rivelatore, rappresenta in brillanza a partire dalla chiesa di Veduccio. La chiesa di Veduccio che Segantini ha rappresentato in un'inversione circolare, e se non mi sentite dovete alzare la mano, perché è molto semplice. Ah, benissimo. Riuscirà nel nostro ruolo. Attimo. Allora, vedete, questo prete che sale verso l'infinito è un esempio, un'immagine di meditazione. Se guardate con una straordinaria attenzione alla mostra, vedrete un'ombra lì che sembra, quando uno lo vede a luce radente, l'immagine, la testina di un cane. In effetti lo è, nel senso che Segantini ha ridipinto questo dipinto di significato completamente opposto, questo prete che sale all'alba per andare a fare la sua messa,
un dipinto che rappresentava i commenti maligni non assolta e che rappresentava una donna incinta col suo cagnetto derisa da tre monaci mentre scendeva la stessa scala. Allora, è particolarmente interessante perché il quadro è stato esposto, ha avuto un grande successo e Segantini ha deciso però di coprirlo completamente, dando nascita a un'opera di significato, se vogliamo, opposto. Nel frattempo era nato Gottardo, nel frattempo la sua vita familiare con la sua compagna si era affermato, quindi tutto questo elemento di ribellione che era in lui e che è rimasto in tante cose, si era comunque modificato e quindi l'idea del giorno che sale, della meditazione di questo prete, gli sembrava molto più idonea a esprimere il suo stato d'animo del momento che non questo. Interessante perché abbiamo avuto sempre nella storia pittori che hanno distrutto la loro opera perché una opera perché non gli piacevano, perché non significava più un'evoluzione tecnica o un significato. Segantini non ha mai distrutto niente, ridipingeva sopra e questo è un caso assolutamente unico. Ave Maria Trasbordo dell'86 è il dipinto che per prima, in cui per primo Segantini ha realizzato un esperimento della tecnica di visionista. Era a Savonino e il paesaggio che vedete è quello di Pusiano, quindi quello della Brianza. Perché? Perché nell'83 questo dipinto aveva avuto la medaglia d'oro ad Amsterdam, ma le vernici l'avevano danneggiato perché si erano annerite e lui ha deciso di ridipingerlo completamente e di farne questo simbolo. Questa è forse un'opera di un simbolismo assoluto, di un simbolismo basato sia sulla luce che su l'immagine delle pecore. Guardate a questo proposito come queste pecore sono proprio facilmente identificabili con l'idea del gregge umano e la madre bambino con l'idea della sacra famiglia. È una sacra famiglia, se vogliamo, secularizzata, che però ha questa forte qualità emotiva e credo che è un dipinto al quale tutti reagiscono. Non ho messo la prima versione, ho scelto di non metterla, anche se esiste questa prima versione, perché è stata interamente ridipinta dal figlio Gottardo e questo vuol dire che appare più divisionista della seconda, quindi era meglio non metterla. Invece ho messo il disegno realizzato da Segantini dalla prima versione del dipinto per il catalogo della Mostra Internazionale di Amsterdam, una specie di expo del momento, un'esposizione universale in cui appunto aveva avuto la medaglia d'oro. Allora vediamo quali sono le modifiche che lui ha operato tra la versione che vi ho appena fatto vedere, la seconda versione ad olio, dove non vediamo più la vela, non vediamo più l'orizzonte circolare, lo vediamo dritto, e questo senso dell'armonia tra la natura, l'acqua, il cielo, le figure, si è notevolmente rinforzato. Allora, questo è dunque il dipinto, il disegno che ci fa capire quello che era questo dipinto dell'83, per noi perso perché è rifatto in un altro modo, e invece questo è uno dei tre disegni che vedrete in mostra che sono fatto dalla seconda versione, facendoci vedere l'intensità emotiva dell'immagine e appunto quest'idea di modificare l'immagine
a partire della messa a fuoco, e questo di nuovo ci rimanda a quello che vi dicevo della fotografia. Bisogna chiarire il fatto che Segantini non ha mai adoperato le fotografie come modello delle sue opere, assolutamente no, però aveva questa formazione e questo concetto dell'immagine che prima si struttura, e vede che spesso, vedrete quando vedrete spesso che i disegni sono una messa a fuoco di un particolare, del particolare centrale del dipinto, o che cambiano aggiungendo altri elementi appunto per ampliare il concetto o restringerlo a seconda di quello che vuol fare. Possiamo avere l'audio? Sì, ah, c'è un problema. No. No, no, qui. Lettera a Vittore Grivisi del 1 gennaio 1890. Caro Vittore, mattina, torno da una passeggiata. Sento nel cuore la mia calma abituale e nel cervello come un sbalordimento che è effetto del vento. Intorno tutto è triste. Il cielo è grigio sporco. Soffia un vento di levante che geme come lontana bestia che muore. La neve si stende pesante e malinconica, come lenzuola che copre la morte. I corvi stanno tutti vicini alle case. Tutto è fango, la neve sgela. Questa giornata mi ricorda molte altre che passai nella mia fanciullezza. Mi sento ancora l'eguale e provo le uguali sensazioni. Ciao, tuo Segantini. Vediamo affermato in questo significato che aveva la neve per lui di morte. In effetti lui, quando arriverà a Bologna, dirà che l'inverno è troppo rigoroso, questa neve è troppo lugubre, e andrà a fare con la famiglia e i servitori tutto l'inverno a Soglio di Valbregaglia, dove il clima era più mite, dove non c'era questo senso del mantello di morte della neve, come dire. Questo è stato realizzato nel 97 a Soglio di Valbregaglia, in dipinti che di nuovo ci arriva da New York, che è la raffigurazione della primavera. Di nuovo, cosa dobbiamo intendere con questo? Dobbiamo intendere l'idea di un ritorno della vita, questa primavera che è la vita di tutte le cose, questa primavera che è gioia, che è intensità, e lì abbiamo l'arresto del movimento, che è molto interessante, di questi cavalli e la donna che li trattiene, mentre il cane sembra la gioia innocente dell'animale. C'è tutta questa ricchezza. E guardate anche le nuvole, cosa sono queste nuvole che ci fanno vedere il cielo per trasparenza. Guardate anche in questo caso come la tecnica di visionista, e questa è una cosa che vi dico e mi rendo conto che non lo potete vedere molto bene da quell'immagine, però se ve lo ricordate, quando vedrete il dipinto ve ne renderete conto, la ricchezza della pennellata divisionista completamente, ma che disegna tutte le forme, per cui il sasso è sasso, l'erba è erba, la terra ratta è proprio a questo senso della terra. Quello che è unico in Segantini, e gli dico bene unico, non ci sono altri artisti che ti danno questo, è questo senso dell'intensità fisica delle cose che ha lui. Ritorniamo al concetto dell'Ave Maria per un momento e vorrei farvi sentire. Dedica alla scrittrice nera sul retro di un ritratto fotografico. L'anno 1891. Nel corpo che il destino mi collocò, ebbi molto a lottare. Fu esso
abbandonato orfano a 6 anni. Così, solo, senza famiglia, senza patria, senza amore, da tutti allontanato come cane leproso. In questo stato di cose non potevo a meno di inselvaticarmi. Rimasi sempre irrequieto, ribelle a tutte le leggi civili costituite. La società coprì il mio misero corpo di fango e di fame, ma il suo fango e la sua fame non arrivò sino a me. Anzi, più fango gettavano sul misero corpo e più io mi invigorivo nel sentimento di pietà per noi tutti miserabili. Non versai mai lacrime, né per i miei dolori, né per quelli del misero mio corpo. Non lasciai mai oziare né la mente né il cuore, e da loro appresi la conoscenza della vita e dell'amore universale. Amai sempre le povere mie compagne, i vecchi e i fanciulli, perché parevami che l'amicizia ad essi mi purificasse qualche poco. Non cercai mai un Dio fuori di me stesso, perché ero persuaso che Dio era in noi e che ciascuno di noi ne possedeva e ne poteva acquistare facendo delle opere belle, buone o generose, che ciascuno di noi è parte di Dio, come ciascun atomo è parte dell'universo. Non cercai altra felicità all'infuori dell'unica vera, quella della coscienza. Amai e rispettai sempre la donna, in qualunque condizione essa sia, purché abbia viscere di madre. Questo testo è un testo assolutamente fondamentale, infatti lo troverete nel vostro libricino e riprodotto nella prima edizione delle lettere di Seghentini, che avevo curato, come ho detto, nell'86, che è reeditato ed è presentato anche nel Carteggio Nera, appunto perché siamo in un periodo in cui lui aveva raggiunto una maturità completa nell'esprimere le sue idee. Vi avete la definizione del suo panteismo e la definizione del tema della maternità che sarà essenziale. Avete anche il modo in cui lui ha voluto, tramite Nera, presentare al mondo la sua vicenda umana. Seghentini non ha mai parlato del riformatorio, non ha mai parlato, ha parlato della sua ribellione a tutte le leggi organizzate. E aver definito questo suo panteismo in un modo così chiaro è una cosa estremamente interessante, soprattutto perché quando si parla di Seghentini, e questo ovviamente il mito, i miti, le mancanza di comprensione del personaggio che sono perdurate attraverso anche gli studiosi, c'è quell'idea che Seghentini era un ignorante e un ignorante che ha accettato delle idee non suo che hanno determinato la sua svolta simbolista, come se la sua svolta simbolista fosse una cosa acquisita così per una moda o per non so che cosa. Il fatto è che se uno va al di là delle lacune ortografiche che troverete nei testi, perché sia Susanna Massari, che ha curato l'edizione delle lettere di Neri, che io nell'85, quando avevo pubblicato tutte le lettere, abbiamo tenuto a mantenere l'ortografia originale e l'esgrammaticatezza di Seghentini e i suoi errori, che sono dovuti al fatto che non ha avuto un'educazione formale. Infatti quando lui ha lasciato il riformatorio era segnato che era analfabeta. E però in questi anni lui ha completamente assimilato da autodidatta un'immensa cultura, una cultura intellettuale, le idee del momento appunto attraverso questo ambiente. Quindi le lettere sono praticamente la testimonianza del suo iter intellettuale, morale, umano, e sono fondamentali per capire le sue opere. Appunto in questo non ho mai cercato un Dio fuori di me stesso, poi proprio di questo panteismo abbiamo tutta la base, la fonte del simbolismo di Seghentini. Ok.
Ho detto che la maternità è essenziale. Segantini, questa è l'opera, Le due madri, presentato alla prima triennale di Brera, che è rimasta come il simbolo dell'uscita ufficiale del divisionismo italiano. Vediamo questa rappresentazione, un tour de force straordinario in quanto alla luminosità e all'ambiente dell'interno, questo senso del calore della stalla, questo calore, avete proprio l'impressione di esserci dentro, è un calore avvolgente che viene dato. La maternità qui è rappresentata esattamente allo stesso livello, le due madri, perché? Perché la vacca con il vitellino mangia, mentre il suo vitellino sta dormicchiando vicino a lei, invece la donna e il bambino, la madre è rappresentando dormendo. Quindi due azioni che fanno vedere e sentire la maternità come un fatto fisico, normale, che non coinvolge tante sfumature e così. Quindi la maternità diventa il tema essenziale del simbolismo di Segantini, e non è solo del simbolismo di Segantini, è uno dei temi dominanti del simbolismo europeo e della poesia decadente. Pensate a Pascoli, al Fanciullino, a tutto questo ambiente letterario che ha messo la madre e il rapporto madre-figlio al centro della sua tematica, e Segantini lo fa. E quello che è fondamentale, lo vedrete nelle due ultime sale della mostra, c'è in coesistente, in esatta corrispondenza, una visione onerica e quasi allegorica della maternità che coesiste con la visione naturalista. Infatti le due madri del 90 sono quasi contemporanee delle cattive madri di Liverpool del 91. Questa è un'altra interpretazione delle due madri, il vitellino e la madre col bambino, presa dalla Brianza, perché il paesaggio è un paesaggio della Brianza, però tradotto con la luminosità di Savonin, qui siamo nel 91, e la tecnica divisionista, che è quello di cui abbiamo parlato. Quindi lì non rifugia dal fatto di riprendere dei paesaggi e dei temi della Brianza, mentre è nei regioni, perché per lui questo continua lo stesso discorso, lo stesso sviluppo dell'immagine. Dicevo che coesistono qui l'angelo della vita. In questa ultima stanza avrete la possibilità, credo assolutamente unica, di vedere assieme l'angelo della vita della Galleria d'Arte Moderna, la versione ridotta e ancora più simbolista che ci arriva da Budapest, e due disegni che portano a questa visione ridotta, che sono di due posti diversi in Svizzera. Quindi tutte e quattro avete tutto lo sviluppo dell'idea. L'angelo della vita, riprendendo una prospettiva rinascimentale, lui prende il paesaggio di Sils Maria, il lago di Sils Maria visto dall'alto, e proietta su un larice, che è proprio il simbolo della vegetazione alpina, questa madre in trono, quest'angelo della vita, simbolo del ritorno, della vita eterna dell'essere umano, una vita che è per l'eterno ritorno. Dicevo che coesiste, vedete la data del Castigo del Lussurioso del 91, che è il primo dipinto di questa serie delle cattive madri. La serie delle cattive madri fu ispirata a Segantini a partire di un poema di Luigi Illica su appunto Nirvana, un poema ispirato alla tradizione
cristiani, se vogliamo, che era stato fonte anche di poemi di Dante, il poema di un monaco di Montecassino, Alberico di Sette Fatte, che racconta queste visioni in cui vede delle madri in un inferno di ghiaccio che devono spiare il rifiuto del bambino. E questo è diventato l'oggetto di un poema del librettista Luigi Illica, che è un amico di Segantini, e lui è rimasto così colpito che c'è proprio diventato un ciclo. 1891 è l'immagine che è l'opera che è a Liverpool, seguito nel 94 da qui abbiamo le due Angelo della vita nel 94 e abbiamo invece la riduzione che vi avevo detto che vi arriva da Budapest, che invece è particolarmente interessante per la cornice disegnata da Segantini e fate eseguire il metallo dorato per darvi l'idea del groviglio e della radice, e quindi questo concetto che la maternità, la madre, è alla radice della vita come la radice dell'albero e la radice del mondo vegetale. Questo parallelo è molto, e questo è un capolavoro. Non so dire se l'opera immensa della Gamme è più bella di quella lì, più piccola, però questo parallelo decorativo e intimista e questa bellezza del groviglio di radici è una cosa veramente indimenticabile, quindi vedendole assieme. Allora appunto lì abbiamo il 94, stesso anno che la versione di Vienna delle cattive madri, quindi avete il castigo delle lussuriose, che sempre questo fa parte dei quattro dipinti dedicati al ciclo delle cattive madri. Purtroppo vi ho detto tutte le opere che vi presento sono in mostra, no, questo non ci sono, e vedrete invece un video che vi illustra il ciclo. Questo possiamo dire che sono le opere più visionario di tutto il simbolismo europeo. Sono opere che preannunciano il surrealismo del Novecento, questo movimento che porterà il sogno al cuore della sua espressione, che vedrà nei prodotti dell'inconscio una fonte per l'arte. E questo è veramente, sono opere di un'intensità straordinaria. Non perdete il video, che è proprio nell'ultima sala, perché ho voluto concludere la mostra sulla maternità e non sul critico, che vedremo in un minuto. Le due altre. Abbiamo qui il trittico della natura, base totale 12 metri. Coloro qui che hanno visitato il museo di St. Moritz conoscono queste tre opere, che sono messa come dovevano essere messe a Parigi, tranne che sono senza il corredo di allegorie, per allegorie intendo dire proprio immagini che illustrano idee, corredo di allegorie che dovevano accompagnarli all'esposizione universale. Doveva essere all'esposizione universale di 1900 a Parigi. Segantini morirà nel settembre del 99 mentre stava realizzando La natura, il dipinto centrale, che è più alto dei due altri e che doveva immortalare questo suo panteismo. Morirà sullo Schaffer mentre appunto stava realizzando questo. Questo La vita, 1,90 m per 3,22 m. Ecco il trittico della natura, i disegni. Possiamo tornare al trittico della natura, al disegno di. Ecco, grazie. I disegni di presentazioni. Cosa intendo con i disegni di presentazione? Sono questi tre grandi disegni che lui ha realizzato per mandare il presidente dell'esposizione universale per fare vedere cosa sarebbe la sua opera.
Ed è guardando a queste opere che uno si rende conto del corredo di allegorie e quindi del significato simbolista dell'opera, perché avrebbe avuto questa cosa. Prima di entrare nella sala che ho dedicato al trittico, in cui si vedono non le tre opere di St. Moritz non prestate, non questi tre disegni non prestati, ma delle opere che sono gli unici studi rimasti di opere in progresso per questo e due opere di presentazione che vi farò vedere. Allora, queste tre sono le opere che vi permettono di vedere. Allora, qui abbiamo le tre opere, i tre disegni. No, lasciamo sul critico disegni, scusami, poi dopo niente. Il critico e i tre disegni di presentazione vi fanno vedere come lui avrebbe concepito questo. In sala avete la lunetta è questo rotondo tagliato a metà sopra il dipinto della natura, la lunetta che è su un fondo rosso, perché Segantini sempre partiva di una preparazione rossa per dipingere, quindi avete a misura giusta l'abbozzo non finito, il primo abbozzo di questa lunetta, e avete anche il disegno di presentazione della parte centrale, la prossima, che è questa, che è stato fatto dal dipinto, non per il dipinto, dal dipinto centrale La Natura, ed è un grande disegno che ha già questa monumentalità. La capacità sintetica del tratto di Segantini nel disegno è qualcosa di insuperabile, e ve ne renderete conto perché appunto ho dato una grande importanza ai disegni nell'opera. Questo è St. Moritz d'inverno, che è la lunetta che doveva essere sopra La Natura, di cui quello che vedete anche quadrettato è proprio questa base per dipingere su fondo rosso che avrebbe realizzato. Ritorniamo al dipinto e La Natura, che ha questa assoluta bellezza, questo panteismo che si esprime direttamente, è una cosa che credo che ognuno di voi può sperimentare trovandosi davanti all'opera. Non l'avrete in mostra, ma avete il disegno che già questo senso lo dà. Allora, questa è l'ultima opera che sappiamo che Segantini ha realizzato, era sullo Schaffberg, e che questo vi spiega la riduzione della catena, perché è guardato dall'alto, e non solo questo, ma la catena che vedete, con tutti i picchi che si possono vedere, con tutte le forme montuose che si possono vedere, non è percepibile ad occhio nudo. Quindi Segantini ha ricomposto questo adoperando parecchi angoli e ricreando quell'idea di un'immensità che nella realtà, anche guardando dallo Schaffberg, non potete avere sotto, l'occhio umano non può percepire, anche perché poi sarebbe, certi di questi monti sono a sinistra, dall'altra parte non si possono vedere. Quindi è rimasto questo trittico come il suo testamento, perché appunto è morto lasciando il mondo dell'arte assolutamente sgomento. Gabriele D'Annunzio, da Elettra, per la morte di Giovanni Segantini. Spenti sono gli occhi umili ed inni, ove s'accolse l'infinita bellezza. Partita è l'anima, ove l'ombra e la luce, la vita e la morte, furono come una sola preghiera. E la melodia del ruscello
e il mugghio dell'armento, e il tuono della tempesta, e il grido dell'aquila, e il gemito dell'uomo, furono come una sola parola. E tutte le cose furono come una sola cosa, abbracciata per sempre dalla sua silenziosa potenza, come dall'aria. Partita è sui venti ebra di libertà, l'anima dolce e rude di colui che cercava una patria nelle altezze più nude, sempre più solitaria. Mi rimane solo a augurarvi una buona visione di questa mostra e che questo sia per voi veramente un'esperienza di avvicinamento a questo gigante che è stato Giovanni Seghentini. Tengo molto a dire che avete dei pannelli di sala che danno un po' una chiave di lettura, avete anche delle citazioni ai muri che rendono questo avvicinamento forse ancora più intimo, e credo che sia veramente un'esperienza unica questa possibilità di comprendere la totalità di un'opera attraverso una mostra antologica. E con questo vi ringrazio e... tenuto troppo e vi ringrazio per la vostra pazienza, siete stato un meraviglioso pubblico.